Benvenuti in questo nuovo video tutorial. Mostrerò come realizzare questa maglietta estiva che io ho deciso di chiamare maglia ninfea. Per poterla realizzare ho utilizzato il filato nuovo della Mystico Filati linea Décapé Color, che sapete già ho utilizzato per poter creare la maglietta arcobaleno. In quel caso avevo utilizzato il colore 09, che sono lieta di informarvi che è tornato disponibile. Questa volta ho optato per il colore 06, che ha queste bellissime sfumature del mare. Bellissimo come filato, lo avvicino così lo potete vedere anche meglio. Vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 170 metri e che è 100% cotone Pima, un cotone molto particolare, un po' più, questo filato è un po' più spesso, infatti ho lavorato con un 100 il numero 5. Come sempre vi lascerò in descrizione il link al sito Uncentando con i filati, da cui potete acquistare questo stesso filato anche negli altri colori. Per poter realizzare questa maglia, che è una taglia S, ma come potete vedere sotto è larga e anche lunga, io ho utilizzato tre gomitoli, lavorando sempre con un 100 il numero 5. Per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli, per una taglia L vi occorrono 5 gomitoli e naturalmente voi potete farla anche più larga. Questa volta la lavorazione non parte né da sopra né da sotto, ma partiamo all'altezza del seno, quindi mi raccomando, misuratevi il seno per poter capire quante catenelle mettere e naturalmente io vi darò tutte le indicazioni. Una volta superata l'altezza del seno, quindi si lavora prima questa parte, si va a creare questo scollo, uno scollo a V molto ampio, molto bello. Io non l'ho fatto molto profondo, non amo troppo la scollatura troppo profondo, però l'ho fatto abbastanza largo in modo da essere perfetto per l'estate. E poi sono ho lavorato qualche giro per creare le nostre spalline. Dietro invece la lavorazione è tutta un blocco, quindi non ho fatto lo scollo anche dietro. Una volta fatto il pezzo di sopra, si va a fare il pezzo di sotto. Io ho optato per un punto molto molto semplice, volevo dare risalto al filato e al modello più che al punto sotto, quindi ho ripetuto lo stesso motivo del sopra, però andandolo anche ad allargare, appunto per avere questa larghezza tipo quasi un baby doll, se vogliamo dire così. E io nel video vi dirò naturalmente anche come fare ulteriori aumenti rispetto a me se volete il vestito ancora più ampio. E tenete naturalmente presente che oltre a farlo come me così lungo, lo potete fare anche più corto, quindi proprio come una maglia. Io ho intenzione di utilizzare questo anche sopra un fusono, quindi ho utilizzato del tutto i miei tre gomitoli, ma potete farlo anche più lunga. Se siete una taglia S, potete comprare 4 gomitoli e trasformarlo quindi in un bel vestito. Potete anche non farlo ulteriormente perché comunque è bello largo, oppure fare comunque ulteriormente, farlo quindi ancora più ampio, proprio come un bel vestito molto estivo da poter usare quando andate anche al mare per fare una passeggiata in centro. Detto ciò, spero che anche questa maglia molto semplice da realizzare vi piaccia, che desiate naturalmente realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare. E come sempre vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Elsa Faccio o come Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mystico Filati linea Décapé Color. Questa volta invece di usare il colore 09, che è il colore arcobaleno, questa volta ho utilizzato il colore 06, che è questo sfumato con il blu, il beige e anche l'azzurro, un bellissimo colore. Allora, la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3, io lavorerò con l'uncinetto il numero 5 e ho montato 114 catenelle. Questa volta non partiamo da sotto, non partiamo da sopra, ma partiamo dal seno. Quindi mi raccomando, anche se siete una taglia S, questa volta dovete andare a mettere sicuramente delle catenelle in più rispetto a me, perché io ho un seno molto piccolo e io sono andata a montare 114 catenelle. Però voi dovete prendere la circonferenza del vostro seno e arrivare a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, tenendo presente che la lavorazione si ottiene su un multiplo di 3. Mi raccomando, visto che sono le catenelle iniziali, se tipo di seno misurate 80, meglio se arrivate tipo a 78, 76 piuttosto che 80, perché sapete che dopo il primo giro, cioè dopo le catenelle, la lavorazione tende ad allargarsi. Quindi se mettete 80 e poi andate a fare il primo giro, va a finire che poi la maglia vi si allarga troppo e invece voi la volete più aderente. Quindi ripeto, io ho montato 114 catenelle e andiamo a fare il primo giro, che poi in realtà è il giro che andremo sempre a ripetere, però naturalmente vi faccio vedere come. Allora andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una seconda maglia alta.
prendo il filo, salto, salto 2 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una, rientro 2, di nuovo prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una, 2, ancora prendo il filo, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una e 2, e continuo così quindi per tutto il mio primo giro, facendo sempre 2 maglie all'interno della stessa catenella, salto 2 catenelle senza fare alcuna catenella di separazione, quindi continuo così per tutto il nostro primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto l'ultima 2 maglie alte, vado direttamente dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, questo è il giro che andremo a fare fino a superare l'altezza del seno, perché in questa maglia adesso noi siamo sotto al seno. Andiamo a fare una maglia bassissima all'interno delle 2 maglie alte e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Rientriamo un'altra maglia alta. E ricominciamo, andiamo tra le 2 maglie alte successive, andiamo a fare 2 maglie alte, una, 2, ancora andiamo tra le 2 maglie alte successive, andiamo a fare 2 maglie alte, una e 2. E ripeto, questo è il giro che andremo sempre a ripetere per tutta l'altezza. Io naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto per arrivare sopra al seno e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti. La parte avanti la divideremo in 2 parti per creare lo scollo. Allora, ho ripetuto il mio giro per 12 volte e per me come copertura seno va benissimo perché ho un seno piccolino, mi sa che chi ha una taglia più grande deve fare sicuramente qualche taglia in più per arrivare sopra il seno. A questo punto sono andata a mettere i marcatori, io ho contato le mie ventagli e ho un totale di, ho messo un totale di 19 ventagli avanti, 19 ventagli dietro, naturalmente mettendo il marcatore tra il 19esimo e il primo dietro, o il primo qui sul davanti e il 19esimo dietro. Una volta fatto ciò sono andata a mettermi, mi raccomando però che ha un numero dispari, metta il dispari sempre sul davanti, quindi se per caso avete 19 dietro e 20 avanti, no? E per poi sono andata a mettere il marcatore deve essere messo giusto a metà. Ora, io avendo 19 ventagli, ne ho messi 9 da una parte, 9 da un'altra e l'ultimo qui al centro. Se voi avete un numero pari, quindi ne avete 20, dovete mettere 10 da una parte, 10 da una parte e tra i due ventagli mettete il marcatore. L'importante, come vi dicevo, che sia al giusto a metà il marcatore, perché noi adesso andremo a lavorare nello scollo a V. Per fare lo scollo a V vi faccio vedere come fare subito. Allora, andiamo a lavorare normalmente facendo il nostro ventaglio, quindi si entra dentro e andiamo a fare il nostro ventaglio, che in realtà si crea il ventaglio ma stiamo facendo, come vi avevo detto anche all'inizio, 2 maglie alte all'interno delle 2 maglie alte del giro precedente. Quindi vado a lavorare normalmente fino ad arrivare a dove sto quasi alla fine, quindi dove ho messo il mio marcatore centrale. Quindi continuo a lavorare, ne ho fatti già 3 4, ventaglio successivo 5, ventaglio successivo 6, ventaglio successivo 7, ventaglio successivo 8, e sono arrivata dove ho il marcatore. Allora, questo è per chi ha il marcatore all'interno di un ventaglio, quindi vi faccio vedere come fare. Per chi non ce l'ha all'interno del ventaglio ma ce l'ha tra 2 ventagli, si deve fermare prima, si deve fermare qui. Se avete il marcatore tra 2 ventagli non fermatevi nell'ultimo ma fermatevi prima. A questo punto andiamo a fare nel ventaglio la nostra maglia alta. Rientriamo e andiamo a fare una maglia alta non chiusa, mentre entriamo dove abbiamo il ventaglio e facciamo un'altra maglia alta non chiusa e chiudiamo il ventaglio.
Naturalmente io la mia maglia alta non chiusa ce l'ho dove ce l'ho il ventaglio con il marcatore, mentre chi non ha il ventaglio col marcatore avrà fatto qui una maglia alta e le due maglie alte chiuse insieme tra questo ventaglio e il successivo, perché ha il marcatore qui. E abbiamo terminato così il nostro giro. Giriamo il giro e andiamo a fare una maglia bassissima all'interno del ventaglio. Ops, scusatemi. Eccomi qua. E andiamo a fare di nuovo 2 catenelle che sono la nostra prima maglia alta non chiusa. Entriamo nel ventaglio successivo e andiamo a fare un'altra maglia alta non chiusa. Chiudiamo i due ventagli, scusatemi, le due maglie, rientriamo dentro e andiamo a fare un'altra maglia alta. E poi lavoriamo normalmente ventagli sopra ogni ventagli. Quindi continuiamo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro. Sto per terminare il mio secondo giro e vado a fare le due maglie alte all'interno tra le due maglie alte del giro precedente. Quindi di qua sto facendo lo scollo, di qua salgo dritto perché ho il mio scalfo. Mi giro e vado a fare il terzo giro, quindi con una maglia bassissima mi porto all'interno tra le due maglie alte. E di nuovo vado a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. E procedo sempre facendo 2 maglie alte tra le due maglie alte del giro precedente fino ad arrivare quasi alla fine del mio terzo giro, e a quel punto vi farò vedere come terminare il giro. Quindi continuo a lavorare, questa è la quarta volta, vado ancora tra le due maglie alte per la quinta volta, vado ancora tra le due maglie alte per la sesta volta. E vedete, qui mi trovo gli ultimi due ventagli e queste due maglie alte, e vado a fare in questa maniera: entro nel penultimo ventaglio e vado a fare una maglia alta, rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa, prendo il filo, vado direttamente dove ho le due maglie alte chiuse insieme, quindi vedete qui, e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro. Con una maglia bassissima mi porto all'interno delle due maglie alte, quindi qua ho le due maglie alte chiuse insieme, qui la maglia alta, e vado a fare una maglia bassissima. E di nuovo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, scusate, 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado nel ventaglio successivo e realizzo una maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte, rientro dentro e vado a fare una maglia alta, e vado a lavorare normalmente la fine del mio quarto giro, come vi ho fatto vedere come si finiva il secondo. Quindi adesso termino il quarto, ricomincio il quinto, vi faccio vedere di nuovo come fa la diminuzione. Sto terminando anche il mio quinto giro e vado a fare una maglia alta all'interno del penultimo gruppo di due maglie alte, rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Scusate, mi sto tirando il filo, vado dove ho le due maglie alte chiuse insieme e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, mi giro con la lavorazione. E io adesso andrò a fare l'ultimo diminuzione, poi non ne farò più perché vedete ho fatto una diminuzione molto rapida invece di salire piano, ho avuto una cosa molto rapida, e poi salirò come se avessi una spallina. Quindi adesso vado a fare una maglia bassissima all'interno delle due maglie alte e vado a fare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado dove ho le due maglie alte successive e faccio un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie, rientro e faccio una maglia alta, e termino il mio sesto giro andando a fare sempre 2 maglie alte all'interno fra le due maglie alte del giro precedente, in questa maniera. Quindi ho terminato così anche il sesto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio settimo giro. Quindi vado a fare una maglia bassissima,
mi alzo con 3 catenelle, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta, 2 maglie alte tra le 2 maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte tra le 2 maglie alte successive, e come vi ho detto io non devo fare più dimensioni, quindi entro qui dove ho l'ultimo ventaglio e vado a fare una maglia alta chiusa, e vado dove ho le 2 maglie alte chiuse insieme e faccio un'altra maglia alta chiusa. Vedete? In questa maniera. Adesso salgo normalmente, quindi vi dirò alla fine naturalmente quante volte ripeterò questo giro per farvi capire dallo scalfo fino a su quante volte l'ho ripetuto. Comunque io entro dentro tra le 2 maglie alte, faccio una maglia bassissima e vado a lavorare sempre le 3 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Quindi vado a lavorare questo giro normalmente, non faccio più alcun tipo di diminuzione, ed è il giro che farò fino ad arrivare alla spalla. Vedete, in questa maniera. Una volta terminato questo lato, quindi arrivata all'altezza delle spalle, io andrò a fare l'altro lato. Aspetta, mi giro così vedete meglio. Ora l'unica cosa che dovete tenere presente è che chi come me qui ha fatto una maglia alta e al marcatore, qua lavorerà e farà una maglia alta non chiusa dove ha il marcatore, mentre chi ha il marcatore fra le 2 maglie, fra i 2 ventagli, naturalmente prima del marcatore si fermerà e farà la seconda maglia alta non chiusa e poi chiuderà le maglie alte. Quindi mettiamola in questa maniera: noi faremo la divisione all'interno di un ventaglio, mentre chi ha il marcatore tra 2 ventagli la divisione verrà in questa qui e qui, per farci capire, mentre a noi viene qui. Questa è l'unica differenza. Vedete il collo come è fatto, molto qui a V, e adesso salgo come se avessi una spallina. Non so se farò lo stesso scollo anche dietro o se dietro invece lavorerò tutto di un pezzo, però essendo una maglia estiva potrei anche fare uno scollo in questa maniera anche dietro, perché comunque, ripeto, è una maglietta estiva. Comunque però nel frattempo io continuo a lavorare questo giro, naturalmente vi dirò alla fine dallo scalfo fino a su quante volte e quanti giri ho fatto. Ricordandovi sempre che io dal sesto giro non ho fatto più diminuzioni, e poi farò la stessa cosa anche da quest'altro lato. Allora, alla fine ho continuato fino ad arrivare a fare 10 giri totali, quindi dal primo giro ho fatto le diminuzioni e poi sono arrivata a fare 10 giri totali. Ho deciso dietro di non fare diminuzioni, quindi di fare un unico pezzo, e sono andata poi a cucire le spalline. Non farò le maniche, quindi adesso continuiamo sotto e andremo a fare lo stesso punto, però andremo ad allargare in modo che sotto la maglia venga larga, quindi non al solito maglia di, diciamo, dritta, ma faremo degli aumenti in modo, come vi ho detto, di andare ad allargare la nostra maglia. Allora, il primo giro sarà uguale a quello che stiamo facendo, però come vi ho detto andiamo dalla parte di sotto. Io mi aggancio sotto uno dove ho uno dei miei ventagli, quindi qui, e vado a fare normalmente il mio ventaglio, quindi mi aggancio, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro dentro e vado a fare un'altra maglia alta. Ops, non vi preoccupate, poi questi fili li taglieremo tutti. E quindi andiamo al ventaglio successivo e di nuovo andiamo a fare 2 maglie alte. Ventaglio successivo, di nuovo 2 maglie alte. Quindi una e due. Quindi stiamo lavorando normalmente il primo giro. Dal secondo giro inizieremo a fare gli aumenti, naturalmente vi farò vedere come. Non vi preoccupate, non andremo a fare la maglia più forata, ma andremo ad aumentare le maglie alte, e come vi ho detto vi farò vedere come. Per adesso continuiamo così il nostro primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassissima mi porta all'interno tra le 2 maglie alte e vado a realizzare le mie solite 2 maglie alte, una e due, catenella di separazione, e ricomincio. Vado dove ho le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie alte tra le 2 maglie alte del giro precedente,
catenella di separazione, di nuovo vado tra le due maglie alte successive, vado a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, e continuo così per tutto il mio secondo giro. Quindi molto semplice, l'unica cosa che stiamo facendo è la catenella di separazione. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso io ripeterò il secondo giro per tot giri, devo ancora decidere, perché comunque mi sono accorta che la maglia già si è allargata parecchio, quindi non ho bisogno di allargarla ulteriormente finché non arriverò tipo all'altezza dei fianchi, a quel punto andrò a allargare. Comunque vi dico già, per chi invece debba allargare, noi adesso andiamo a fare una maglia bassissima all'interno tra le due maglie alte. E quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, rientriamo maglia alta, catenella di separazione, andiamo da quest'altro lato e di nuovo facciamo le nostre 2 maglie alte all'interno delle 2 maglie alte del giro precedente. Ora, per chi deve allargare, deve andare a fare una maglia alta, una catenella di separazione, una maglia alta e di nuovo catenella di separazione. Questo è per chi vuole già allargare, perché la maglia ancora non si è allargata quanto vorrebbe. Quindi ripeto, io adesso ripeterò sempre questo motivo, questo giro, fino ad arrivare a una certa altezza, quindi vi dirò quante volte l'ho ripetuto e poi andrò a fare il mio aumento. Per chi invece ha bisogno di aumentare già, deve andare a fare una maglia alta, catenella, una maglia alta, catenella di separazione, ricomincia, in modo tale da allargare ulteriormente la lavorazione. C'è anche un altro aumento che faremo dopo, che naturalmente vi farò vedere, però per adesso continuiamo in questa maniera. Quindi io continuo con il mio giro senza fare ulteriormente. Vi dirò quando ho fatto l'aumento con la maglia alta, la catenella, la maglia alta e catenella di separazione, e se dovrò fare un ulteriore aumento vi dirò come lo faccio. Se io non lo dovrò fare ma voi avete bisogno di farlo, naturalmente vi dirò a un certo punto comunque come fare anche questo secondo aumento, o questo terzo aumento, scusate, oltre a quello della catenella iniziale e della catenella nella separazione tra le due maglie alte. Dunque, io ho terminato la mia maglia, in realtà mi è venuta un po' più lunga, tipo quasi si può mettere sopra i fuson. Comunque, dopo 10 giri normali sono andata a fare l'aumento. Come vi avevo detto, l'aumento era una maglia alta, catenella di separazione, una maglia alta, quindi classico ventaglio, però alternato, cioè però con una catenella, alternato a una catenella, quindi ventaglio con una catenella. Se voi avete bisogno di fare ulteriori aumenti, avete due possibilità: o lo fate più forato e quindi andate a fare una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, oppure andate ad aumentare le maglie alte, quindi andate a fare all'interno del ventaglio, andate a fare 2 maglie alte, catenella di separazione, rientrate altre 2 maglie alte, catenella di separazione e ricominciate. In questa maniera la lavorazione non vi verrà più larga, ma cioè più, scusatemi, più forata, ma vi verrà soltanto più larga. Questo è se dovete fare un ulteriore aumento. Una volta fatto ciò, io ho preso del nastro per farlo passare nel primo giro, vedete qui, spero che si veda, sì, eccoci, nel primo giro che ho lavorato per la parte sotto, in modo tale da poter stringere la lavorazione, quindi creare quell'effetto impero del vestito e andare a fare un bel fiocco al centro. Io ho scelto un filo color panna per staccare dalla lavorazione, ma poi potete scegliere anche un blu o un bianco a seconda del colore che volete. Io preferivo staccare, quindi sono andata a prendere questo color panna. Detto ciò, il mio vestito, cioè la mia maglia, scusatemi, è terminata. Non farò alcun tipo di bordino, lascerò qui lo scalfo e anche lo scollo com'è.